Buongiorno ragazzi e benvenuti alla 22esima settimana del bollettone di Don Frank. Proprio il toro, proprio il toro. Toro. Ci ha fatto pigliare il bulletto come un suo vicino. Vicini. Ne stiamo facendo di tutti, ci vuole poca male. Buonasera, le poca maranga. Gusto, folillo. Leva mano. Ragazzi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale perché Don Frank sa mi sengaba. Camma arriva a scendere da capo. Ci pigliate pure un campanellone. Boom. Volete sentire un campanellone? E di scaricarvi l'app di OneFootball, voglio se volete seguire bollettoni in diretta con tutte le statistiche, con tutte le informazioni della partita. OneFootball, potete scaricare assolutamente OneFootball, l'app è gratuita, il link per scaricare l'app è in descrizione, mi raccomando, cliccate, scaricate l'app e vi troverete benissimo. Scarica l'app. Iniziamo subito con la partita di salvezza di lunedì. Verona Salernitana, ma dico una cosa, Salernitana in casa, non lo so. Non la vedo il bandevole, ma fuori casa fa sempre il gricoletto, e i vantaggi, zero. Per questo giocherei. Gol ospite. Mi piace. Gol ospite. Udinese Sassuolo. Il Sassuolo con Berardi è letteralmente un'altra squadra. L'Udinese, ma... Ma l'Udinese concretizza, è partita bene, però per esempio ci di sopra Sottile qualcosa che non va. Non va. No, oggi visto poco un'intervista di Sottile, non mi piace. Diciamo, solo, sai, a me mi piace tanto. L'attacco è forte. Sì. Noi giocheremo X2. Sperando una doppietta di Domenico X2. Berardi. Bologna-Monza. Il Monza ciuffa il pareggio al 96esimo contro la Samp. 99esimo. È l'unica squadra imbattuta nel 2023. Attenzione, questo Bologna che va a vincere fuori casa. Attenzione! Lascia Salarsolino e cose, squadre che vince fuori casa molto probabilmente perderà in casa. Vedi Federica? A che livello? Questa è una marcia. Ma la mai un macchione e me l'hanno pure... A capite schiaente. Ma piace questo. Non ti piace. Bologna Monza. X2. Lecce Roma. Il Lecce lo sappiamo. Tra virgolette. C'è anche simpatico. Tutti i dubbini che stanno là. Strefezze. Po. Niente, può fare il colletto. Però non rimane strefezze o colletto fa. Non vediamo la Roma sconfitta. Ma vedo Lecce che fa gol. E questa è una partita di giocare gol. Gol. Che poi Tammy insegnerà. Gol. Lazio-Atalanta, cioè Gasperini contro Sarri. E che se è una partita madonna. Che simpatico uno, eh? A me, so. Lazio-Atalanta, che se è una partita non può fare a meno. Ok, qua un X. Non ci arriva mai, un 0-0, Zero. È una partita che uscirà gol. E noi diciamo giocheremo gol, c'è le lette. Io la soluzione, perché capo è una partita da 1-2. 1-2 e noi giocheremo gol. Chiudiamo il bollettone con Juventus-Fiorentina. A Fiorentina quando verrà, io userà il fuoco. Però perde sempre. E poi sto sentendo un solo. La Juve è in ripresa, sì, perché essere arrivato un quarto d'ora ieri e poi è tornato. Vlahovic, allora la mara fiducia a chi su Vlahovic ha fatto una doppietta che tutti i giornali ne parlano. È tornato. Iniagro 0-3. Io mi auguro onestamente. Però con letto là ci scapparà. Noi giocheremo over. Sì, ci sta. Juve Fiorentina over. Dai, va. Il mecca poca mano al cielo andavo con mio battesimo. Verona Salernitana gol ospite. Udinese Sassuolo X2, Bologna Monza X2, Lecce Roma gol, Lazio Atalanta gol, Juventus Fiorentina over. Ah, ehi! Mo scaricami un colpo. No, non è che ci scaricato stufolille, che tu tieni sempre stufolille, paure, stufolille, ranzi. Ti tengo sempre la fiducia, ma uno, ma vediamo. Uno. Però siamo stati sfruttati nelle settimane passate, siamo stati sfruttati. Mi erano imbarcate tre perché gli erano collette la cisciuetta, la rete. La cuffetta che ti mette, ha giocato pochi. E nire. Questa maglia rossa, bimbanda. Bella, birbanda, la odora rinda, vai. Ragazzi, a me fiducia. Quella che le ha la parola giusta. Fiducia.
fiducia. Aglio, mi raccomando, ci vedo con un canale. Aglio, ci vedo con un canale, ma arriva a 100.000, eh? Arrivando, ciao. Ciao.